Ciao ragazzi, benvenuti in un mio nuovissimo video! Questo è un video che dedico a tutti i professori e a tutti gli studenti della scuola online in Italia. Come avete visto, le mamme della scuola online ha avuto un grande successo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi nessun nuovo video. Se il prossimo video che volete vedere sono le tipologie di studenti, pollicciate e commentate sotto al video. E adesso, video! Sì, è pronto. Allora, devo fare collegamento con i miei alunni. Io ho premuto on e non c'è nessuno. Cioè, se solo c'è una cosina qui, c'è una mela, come si fa? Cioè, che devo salutare il fruttivendolo con la mela che mi si è pure morsicata, tra l'altro. Ah, io non premo on e compaiono tutti gli alunni? Devo inviare loro la mail. Ma che cos'è la mail? Posso chiamare il mio vicino di casa a farmi aiutare, per favore? Così è un casino, io sto solo accendere il computer. Io pensavo accendi il computer, ci vedono i ragazzi. Ho capito, ma io ho una certa età. Scusi, questa cosa non l'ho mai fatta. Mi sono fatto il video lezioni, mi sono anche truccata, tutta caroccia, tutta pettinata per non vedere uno schermo nero, praticamente. Vedo uno schermo nero, parlo con lo schermo nero. A parte che mi ricorda praticamente quando ero in classe, che quando io spiegavo come parlare con uno schermo nero, perché anzi non mi stava ascoltando di più, forse degli alunni, eh. Però, per carità, sono abituata a parlare, non ne sono ascoltata nessuno, quindi cambia poco, ecco. Ah, ma aspetta che forse mi sa che si accende da qui, ho capito. Non me lo da qui. Cazzo, devo fare, io sono capace. Ognuno il suo, io sono la professoressa che spiega, non sono il tecnico, è coppio. Sì, allora, rappresentante di classe, dica per favore agli alunni che non si può fare una beata minchia qui, perché io sto solo accendendo il computer, non so fare il collegamento, non so manco che cos'è la mail, quindi mi dispiace, tanto li boccio tutti, già li volevo bocciare tutti, quindi siamo a posto così, grazie. Hi guys, how are you? Perché nessuno mi risponde? Why? Non so. Oh, Piucci! Visto che ti piace parlare tanto, how is quarantine going? Non so. Ah, tu non sapere cosa vuol dire? Really? No. Non so. Ok, Piucci. Oh, ma perché? Bye bye per YouTube. Ma ragazzi, ma io sono felicissima di stare a casa. Ma almeno non vi vedo. Ma a casa si sta benissimo, ragazzi. Non trovate? Ma niente più sveglia alle 6, niente più traffico. Ma ragazzi, ma non siete felici? Buongiorno, un cazzo. La prima cosa che vi dico, a me già mi avete stufato, capito? Ma non abbiamo detto niente. Sì, già mi avete stufato, da prima mattina. Dovete stare zitti, dovete ascoltare, per piacere, perché te per me state per i casi vostri, pensate da fare come vi pare. Anaga, capito? Guardate il bacio uguale, sa? Vi sento e vi vedo. Anche se non vi vedo, vi sento. E se non vi sento, vi vedo. Vedi, ma è un po' stressata, professoressa. No, non sono stressata, capito? Manca per niente. Sono molto felice. È giusto perché mi comincio a poche interrogazioni. Perché che te pensi che se fa male solo online da casa, io ti interrogo invece ti interrogo, capito? Ti interrogo pure più cazzata di prima, capito? Perché prima quando stavo a casa almeno mi rilassavo a vedere i colleghi, adesso che non c'è nessuno, ti interrogo uguale, capito? Andiamo bene. Ragazzi, volevo dirvi che mi dispiace tantissimo. Volevo dirvi che mi sono vicina con il cuore. Capisco la vostra situazione. Capisco che siete così amareggiati. Ci mancano i nostri alunni veramente con il cuore. Ci mancano tanto. Sono sicura che vi manchiamo anche noi, vero? Ma manco per niente. Da questa situazione ne uscirete più forti, ve lo garantisco. Lo racconterete ai vostri nipoti. I vostri nipoti saranno lì ad ascoltarvi con la bocca aperta, capito? Mi state ascoltando, brutte teste di cazzo. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Bene, sono contenta già, perché oggi sa che facciamo? Facciamo le interrogazioni. Te pensavi che era l'altro canto? Allora oggi interrogo pessimi. Pessimi, ci stai, sei pronto? Mi raccomando, non essere come un cognome tuo, capito? Oggi ti interrogo sui saraceni. Tu sai chi sono i saraceni? Ah, quindi un saraceno non è un popolo che viene dalla penisola araba, è un biscotto che si mangia mamma tua. Ma che sta la mamma tua là vicino? Ho sentito uno sospiro? Ho visto l'ombretta, mamma dei pessimi, se faccio a te! A fare furbo con me?
Fammelo quando vedere la cameretta, fammelo il giro della cameretta, fammelo vedere con la telecamera tutta la cameretta per vedere se ci sta qualcuno, se ci sta qualche bigliettino attaccato. Ah, con i bigliettini attaccati, con la mamma che ti ha suggerito pure sbagliato e mi ha detto che usare 100 grammi con un biscotto che si mangia la mattina la mamma tea. Pessimi, ma tu lo sapevi che chi mi deve da fregare a me ancora deve nascere? Mo tutti gli altri compagni si mettono lì a farmi vedere le camerette. I bigliettini, non voglio vedere i bigliettini, computer accesi, telefonini accesi. Se ti presenti, sì. Presente. Ok. Allora, che me raccontate? Che state a fare? Ma io sinceramente vis-à-vis mi sto a vedere su Netflix, però non mi piace tanto perché secondo me queste serie spagnole sono un po' sopravvalutate, capito? Cioè, tutte cose improbabili succedono dentro a quel carcere. Poi Elite, dai, Elite praticamente quei ragazzini hanno 16 anni, hanno i problemi che c'ha Mizio e c'ha da 55. Ma guarda, oggi è il tempo. Qua è un po' nuvoloso, infatti se vedete un po', mi vedete un po' occupa, mi vedete un po' grigia, ma io che i capelli ho risorto, regà, mi sono fatte le trecine, sto a posto, quando riapro il parrucchiere me faccio sciogliere e c'ho pure la piega già fatta, manco mi lavo. Oh Gesù, Giuseppe e Maria, fai che questo virus finisca presto e che potremmo ritornare tutti. Pregate ragazzi, pregate, perché se non pregate qui non si esce da questa cosa, capito? Ma queste lezioni dove le dobbiamo fare? Su Zoom, su Jesuit, su Skype, io non ci sto capendo niente. Ma la videochiamata si può fare anche con FaceTime. Ah, solo per chi c'ha l'iPhone la FaceTime. Ma scusate, la videochiamata WhatsApp, non si può fare la videochiamata su WhatsApp. Ma che cosa, ma lo Zoom, ma non era quello che si faceva con le fotografie? È un'applicazione. Si fanno le videochiamate con lo Zoom. Mi devo scaricare l'app con lo Zoom. Vabbè, scarichiamoci sta fotografia e facciamo sto Zoom. Da, non vedete lo faccione però, io ve lo dico che zoomata la faccia mia si vede grande. Non ti ho sentito, cosa hai detto? Ma è la connessione mia che non va? Ma porca di... Mi scusi, allora, io qui sto facendo le video lezioni con i ragazzi e questa fibra mi salta in continuazione. Allora io adesso chiedo risarcimento. Sono parafibra. Ma che cos'è? Ma dovevate chiamarla fibra? Dovete chiamarla cavalletta? Sompa in continuazione. Ma qui non prende niente. Attenzione, sono tornati in agazzo. Ragazzi, mi sentite? Mi vedete? Allora ragazzi, stavamo spiegando la Valle d'Aosta. Allora, la Valle d'Aosta dicevamo che è situata sulle Alpi occidentali ed è nota per i picchi innevati del Cervino. Un'altra volta, ma ci sono andati i ragazzi. Ah, lei dice che sono i ragazzi che staccano la corrente per non sentirmi. Allora ragazzi, il minimo comune multiplo. Mamma, c'ho fame. Adesso arrivo, vai di là per favore, sto con i ragazzi. Scusate, allora dicevamo. Ah, se è zero, allora è uguale a zero. C'ho sede. Scusate, voi dovete capire che io sono mamma e purtroppo quando ho dei ragazzini, è che il padre non segue questi bambini e quindi devo seguire io, capito? La ecco, appunto. Ragazzi, mi potete scusare un momento? Mi raccomando, non fate i cretini quando io non ci sono, come fate a scuola in classe. Vado a pulire il culo e torno. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando spolliciate all'insù, seguitemi su Instagram e su TikTok se ancora non lo fate e soprattutto iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video! Un bacio!